Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, qui è il vostro Jolly92 che vi parla e arrivo qua, cos'è tipo domenica 30 agosto, dalle ferie, sono appena tornato praticamente ieri e nulla. Arrivo qua ragazzi, stavolta con un video un po' diverso dal solito, come vedete non c'è lo schermo di un gameplay vero e proprio, ma c'è il mio desktop. Io ho un Windows 7, non posso più mettere il tema, diciamo, che mi pare e piace perché il supporto è finito. Ma non è questo il punto, ragazzuoli. Come potrete ben vedere su YouTube e su Facebook, sono stato costretto a cancellare Mario e Luigi Paper Jam Bros. Risalente a circa 3 anni fa. Allora, ragazzi, io qui non ho idea di chi sia stato di preciso, però mi sono visto togliere su certi video l'audio, certi altri video che erano a rischio di rimozione, quindi può essere stata l'Alfa Dream o qualcuno che non mi sopportava ha voluto, tipo, non lo so, segnalare i video. Io mi chiedo perché proprio questi video e non quelli cancerogeni, tipo ragazzi, non so, so che non dovrei fargli pubblicità, ma tipo di pre che ormai, vabbè, è un caso umano che. Cioè, anzi, no, è un cancro che da 10 anni continua con i casi umani a farsi soldi, a farsi views e tutto. Io ragazzi mi chiedo, perché andiamo sempre a rompere il cazzo alla gente come me? Vuole essere creativa. Per una mancanza poi, vabbè, di conoscenze su certi programmi, diciamo, di grafica o di editing video, magari non riesco a fare più di un certo tot, no? Ma comunque sia, io tento sempre di strappare una risata, di fare qualcosa di originale nel mio piccolo, e deve andare a finire così. Vabbè. E nulla, ragazzi, io non ho proprio idea di perché questa playlist qua, certi video sono dovuti andare a finire così. Comunque sia, ragazzi, mi sono reso conto che se una playlist ha delle parti mancanti, insomma. Io mi sono detto, non ha senso poi lasciarla così incompleta, certe parti ci sono, certe no, perché magari è colpa di certi coglionazzi che non ti lasciano stare. Fosse stato colpa mia, magari, o sfiga, oppure problemi con la videocamera che usavo all'epoca, uno dice, ci sta, va benissimo, Jolly 92, oh. E lì quello che succede, succede nella vita, però no, che devono rompere il cazzo adesso. Alfa Dream è molto improbabile, tra l'altro. Certi haters, che vabbè, io non sapevo neanche di averne, ragazzi. Pensavo di non averne. Ma si vede che, boh. Vabbè. Nulla, ragazzi. Io questa cosa qua l'avevo già notata da prima che partissi. Ora avevo già provveduto a fare tutto quanto, ma non ho avuto il tempo necessario per farvi un video e spiegarvi tutto perché mi stavo preparando per andare in ferie. E immaginatevi con che gioia, me ne sono partito. Cioè, immaginatevelo proprio. Mi è rimasto un po', diciamo, lì. Cioè, non sono riuscito a mandarlo giù, a incassare questo colpo, ragazzi. Mi fa totalmente incazzare, guarda che. Cioè, sono rimasto lì incazzato nero in treno, vacca puttana. Fino a che non sono arrivato, poi mi sono detto, vabbè, senti, Jolly 92, almeno qua puoi sempre rifare la serie. Adesso, ragazzi, lo so che arriverà quello che dirà, ma secondo me non è il caso che rifai la serie, perché l'hai già fatta, hai avuto le tue visualizzazioni. Sì, è vero, però mi sta sulle palle che adesso tutta la playlist deve essere rifatta. Perché è un lavoro che, vabbè, non è, diciamo, neanche metà, è un po' più di metà quello che rimane. Però tutta la playlist rovinata, per me basta solo anche soltanto un pezzo del quadro, che è già da buttare il quadro, ecco. Per dire, per fare una metafora, ragazzi. E quindi, ragazzi, mi sono detto, vabbè, oh, senti, fino a prova contraria, il padrone del canale sono io, no? E se dico che voglio rifarlo perché mi sta troppo sulle palle il fatto che me l'hanno cancellato, io dico lo rifaccio,
Stavolta, ragazzi, vedrete che bello sfondo con GIMP, ovvero questo qui che ho usato. È ancora lavorazione, però ve lo faccio vedere, guardatelo. Non ho potuto fare tanto con GIMP, però guardate. Oh. E qui sotto dovrebbe esserci tipo il video. Ecco qua. Non so se lo lascerò così o se aggiungerò qualcos'altro. Boh, qua non mi pare ci sia spazio per altro. Boh, vedremo un po'. Ma comunque sia, ragazzi, vedete che a me mi è parso abbastanza carino, eh. Cioè, tutti i personaggi, diciamo, chiave. Tutti gli antagonisti chiave. I personaggi più importanti ci ho messo, tipo Kamek di carta, Kamek normale, Bowser normale, Bowser di carta e i Bowser Junior anche ci ho messo. Per i Bowserotti non c'era spazio. Qui c'è il titolo, cioè il progetto, volevo dire, non intitolato, dove ci andrà, vabbè, dopo il video, una volta che avrò finito di registrare. Come vedete qua, prima delle ferie mi sono anche andato a fare qualche registrazione. E nulla, ragazzi, io sono uno, sapete com'è, che se può essere preciso fino alla perfezione lo fa. E sarà questo, ragazzi, magari che è un po' il difetto mio. Ma lo faccio solo perché voglio mostrare a tutti quanti quanta passione e quanta, di conseguenza, precisione, impegno, dedizione ci voglio mettere. Al punto tale di volermi mettere anche a fare tutto il resto. Tutti gli extra, cioè un po' come se si trattasse, non lo so, della città che vado ad esplorare. In questo caso, ragazzi, sono andato a Trieste, tipo. Voi immaginatevi un videogioco come se fosse una città da setacciare da cima a fondo, no? E io faccio lo stesso con le città. E anche con i giochi, con tutto quello che mi piace, ragazzi. Quindi, scusatemi se insisto, scusatemi se voglio riprovarci. Ma non sopporto il fatto che tutti i titoli dell'Alpha Dream sono stati ignorati e questo qui invece, proprio questo. Oh, saranno stati 5, 6, 7, boh. Che voi non lo vedete, però io, ragazzi, non volevo rischiare di perderli. E se mi devo anche mettere a mutare l'audio, sapete, ragazzi, che va via anche l'audio di quando parlo? Esatto, perché la videocamera registra insieme l'audio del gioco e l'audio mio della voce. Quindi, ragazzi, vedere tutto quanto e sentire niente è bruttissimo lo stesso, no? Ecco, scusatemi, ragazzi, se ho questo piccolo difetto. Ripeto, io voglio fare le cose fatte come si deve. Non mi interessa se poi non sarà come magari me lo immaginavo io, però io, ragazzi, mi prefisso sempre dei traguardi e pretendo di riuscire a raggiungerli. E vediamo se adesso che sono 5 anni che è uscito sto gioco, la gente deve ancora cagare il cazzo. Cioè, ma andare da quelli veramente cancerogeni mai? No, non lo so io, raga. Una cosa veramente, ok, io vabbè, pensavo che essere poco seguito almeno mi poteva aiutare a non avere haters. E invece, quelli ci sono sempre. I misteri della vita. I misteri del canale di Joly92. Tra l'altro qua, ragazzi, vedete, c'ho anche GTA. Sì, però non lo so, non sono convinto di fare i GTA. Perché non è che sono un maestro nei GTA, ragazzi. Sapete com'è. Faccio sempre cazzate. Anche nelle missioni più facili mi vado a fare un casino. Non penso di essere bravo, ragazzi. E poi, boh, uno che passa dalla Nintendo ai giochi della Rockstar Games, non so. Volevo separare un attimo, ragazzi, diciamo, l'area videogiochi Nintendo dall'area videogiochi per PS4. Cioè, magari però un altro canale, ma li tratterò in maniera diversa, vedrò. Boh. Nulla. Questo, ragazzi, era il mio messaggio che volevo
Insomma, volevo comunicarvi tutto questo che era successo. In sostanza, era una cosa che però mi ha dato molto fastidio, perché non capisco perché non puoi lasciarmi la libertà a me di esprimermi. YouTube, per chi non lo sapesse, significa, cioè il suo motto è Broadcast Yourself, trasmetti te stesso. Come cazzo faccio a trasmettere me stesso, che adesso potrebbero ributtarmelo giù la playlist? Vabbè, ma io non mi arrendo, ragazzi, sappiatelo. Ho tutto il tempo che voglio. La posso ricaricare una terza volta, una quarta, una quinta. Vediamo che si stanca prima, oh. E che cazzo. Vabbè, raga, sentite, oh. Prima di iniziare a innervosirmi troppo, sapete cosa? Io vi dico soltanto questo. Domani partirà la serie. E nulla. Che avevo iniziato tra l'altro proprio 3 anni esatti, 3 anni esatti, perché sarà stato tipo il 2, il 3 settembre, il 4, boh, quando l'ho iniziata, e domani sarà il 31 agosto che è inizio. Ecco, bene ragazzi, allora io chiudo qua questo video informativo, ve lo carico subito e domani si inizia a caricare i video che ho preparato. Sono solo 5, ma meglio un leggero vantaggio che non aver avuto nessun vantaggio. Bene, ciao ragazzi, ci si becca domani e spero che vi piaccia lo stesso questo vecchio let's play, ma fatto con grafica migliorata. Un saluto a Gio92, alla prossima!